Daniela Albano, che è nella prima firmataria della delibera del Consiglio Comunale che è passata per avviare il piano di trasformazione di Sparta. Intanto volevo ringraziarla pubblicamente e presentarla anche a voi. Se vuoi dirci un minimo, due parole, due. Solo due parole, perché so, visto che oggi abbiamo parlato insomma, del fatto che la politica in qualche modo attraverso le amministrazioni si deve riappropriare della gestione del servizio idrico in primis, perché questo è l'argomento di cui stiamo parlando. Credo che sia doveroso ringraziare il Comitato Acqua Pubblica per quello che ha fatto e per quello che fa, perché secondo me incontri come questo sono fondamentali. Cioè, oggi io sono stata con piacere per il pubblico, perché ho appreso tante cose, ho capito tante cose. Secondo me la politica a volte deve anche essere capace di stare in silenzio e di ascoltare, perché questo è una cosa fondamentale. Se vogliamo essere in grado di riappropriarci della gestione di SMART, cosa che secondo me è fondamentale, perché devono essere in primo luogo le amministrazioni appunto a gestire il servizio idrico integrato, attraverso la politica attraverso le amministrazioni, secondo me. Se vogliamo riappropriarci, dobbiamo innanzitutto capire in maniera concreta come funziona. E questo si fa ascoltando i lavoratori, ascoltando le aziende che lavorano in appalto. Questo è lo strumento giusto per capire come funziona dall'interno SMART. Quindi ringrazio il Comitato per quello che ha fatto, ringrazio per questo incontro. Grazie Daniela. Paolo Carsetti è il nostro